anche io ci sono, eh? Sì, ho capito, ma non è mica la stessa cosa. Guardami, lo seguo da tempo. Mi l'ho fatta anche bella, guardami. Ma niente, lui non mi vede, avevamo come una sorta d'appuntamento, ma niente, non mi vede. Perché? Perché? Non sono bellissima? Lo spendo. Sì, sì, accechi. Ma fammi il piacere. Devi metterti in testa che non puoi piacere a tutti, capito? Guarda che se non fosse per me, a te nemmeno ti si vedrebbe nel buio, ma guardati. La notte stessa ha il suo fascino solo grazie a me, perché ci sono io ad illuminarla, quindi io non posso essere invisibile e gli occhi non sono tanto meno dei risuoli. Ti scongiuro, è una questione di vita. Mamma mia, sempre la solita esagerata questione di vita o di morte. Sì, ho capito. Lui vuole sicuramente qualcosa in cambio, perché è un opportunista, è rinomato. Dimmi, caro, cosa vuoi in cambio? Una bella eclissi solare. No, non se ne parla proprio. Parziale. Totale. Parziale. Totale. Parziale. Tre quarti e non se ne parli più. Che devo fare? D'accordo, grazie. Oh. Adesso vai, ti prego, vai. Sì, ci penso. Deciso. Tranquilla. Sì, sì. Tanto non mi vede. Sì. Tanto vai. Non mi sente. Vai. Ho capito. Ma sei impazzito, ma mi hai fatto prendere un colpo. Anche tu mi fai prendere un colpo. Urli. Tu fai baffa. E tu fai... Grazie. È solo che a me il tè non mi è mai piaciuto. Mi fa venire in mente quando stavo male. Le indisposizioni di stomaco, ecco. Mi fa venire in mente quelle giornate fatte di digiuni. Con soltanto Cristini e te. Che dovevo fare? Me ne tornavo a casa, ma sai, da una parte ero pure sollevato. Perché sollevato. Pensavo che quella notte mi sarei riposato un po'. Riposato un po'? Oh, bella! No, dico, ma perché quando viaggiavi in treno ti stancavi? Certo, assai. Fai conto che io da Cosenza a Pordenone era come se la facessi a piedi, guarda. A piedi. Ma non c'è una linea Cosenza-Pordenone? Come non c'è? Io l'ho presa per anni Cosenza-Pordenone e adesso non c'è più. Ma fammi il piacere, Fabio, fammi il piacere. C'è, ho capito. C'è, per anni, c'è. C'è per anni. C'è per anni, c'è, insomma. Sì, c'è. Dimmi, perché hai detto a piedi? Perché io il biglietto non lo facevo e quindi per paura che il controllore mi beccasse e mi facesse la multa, io facevo avanti e indietro per le carrozze e a volte dovevo anche nascondermi nel bagno, una puzza terribile, anche se non so, la puzza, ma ricordo, per ore tutto questo, per ore. Scusami, ma allora la domanda sorge spontanea, no? Dico, perché non facevi il biglietto? Scusami, ma uno ci arriva anche ragionando. Ragionando. Ero in pigiama, senza tasche, senza soldi. Come lo facevo questo benedetto biglietto? No, adesso me lo dire come lo facevo. Non voglio dire come lo facevo. E calmiamoci un po' tutti e due, dico. Calmiamoci, no? Prego, bevi il tuo tè e calmati. Rilassati. Ma Valentina, poi siamo cresciuti, eh? È una grande cosa della responsabilità, la maturità, l'università. Io non concludo nulla. No, aspetta. Ma perché fai così? Ma sono fallito! Che fallito? Certo, vieni qui, parliamo. Guarda che c'è l'amichetto tuo, Andrea. Ma mi hai detto che devi dire una cosa. Andrea, ti devo dire una cosa importantissima. Dimmi. Non me la ricordo più. Oh, non te la ricordi più, sei venuta apposta. Andrea, che succede? Ti devo dire una cosa. Ho capito. Hai presente Rodolfo? Ah, il fidanzato di Maria... Bravo Andrea, il fidanzato di Mariante, Andrea. Stasera sai con chi era? Con Caroli. Come con Caroli? Caroli mia. Caroli tua, Andrea. E che facevano? E facevano tutte le loro cose, cioè, quali cose? Ma allora non puoi capire, Andrea! E ti sto buttando la realtà in faccia e tu non puoi proprio capire, Andrea! Tu non puoi capire, Andrea! Ma che sei? Che vuol dire? Andrea, non mi toccare, Andrea! Non mi toccare, sei un violento, ti hanno visto tutti, Andrea! Ma che io non l'ho toccato!
Io faccio pure il lavoro sporco per terra, che mi dici spia caro! Ma quando mai ti ho detto spia caro? Io non spiate, questo è tante che grazie. Che ti fai spiare caro? Piuttosto, ma Marianna lo sa? Non lo sa Marianna, perché è una corruta! È una corruta come te! Vabbè, ma non strillare! E ti dirò di più, guarda. Io di tutta questa storia c'ho la nausea. Anche io, Gianluigi, c'ho una nausea. Io però mi sa che c'ho un po' più di nausea. No, fidati che sono molto più nauseato. Io sono proprio scappato. Certo, lì si trova. Perché chi li stanno aspettando a Tia, stanno aspettando, no? Aspettano all'ingegnere Andrea Galiero. È venuto, è arrivato, ma non è che non viene più. E noi come facciamo senza il signor Andrea Galiero? Alessa, ma che cazzo dici? Andrea, oh, ripigliati. Ma che ti credi che là fuori la vita sia diversa? Ma davvero ti pensi che a nord acchiappano la gente per strada e la portano a faticare per forza? Guarda che mette qua, e mette pure là. E che devo fare? Calmati, bevi, bevi, bevi tutto. Calmati. E dimmi, dimmi una cosa, e con tua moglie? Con mia moglie? Io a mia moglie raccontavo solo bugie. Poi però un giorno sparì l'anello, o forse la catenina, guarda. Ma fu allora che... We'll be right back.